Buongiorno ragazzi, come vedete sono all'aeroporto di Sovarnabum, direzione Italia, anche se prima passerò dalla Germania, atterrerò all'aeroporto di Monaco, di Baviera, e poi da lì prenderò un treno direzione Bolzano. Questo qui è l'aeroporto, penso che tutti gli italiani saranno atterrati qua sicuramente. Ogni volta il mio gate è il più lontano di tutti, sono al numero A6, che praticamente è in fondo a questo corridoio. Per fortuna che il corridoio è molto bello, ci sono tutte queste tensostrutture tipiche dell'aeroporto di Sovarnabum, che sono sempre sublimi, direi. Avevo già fatto un video in cui partivo dall'aeroporto di Sovarnabum con queste tensostrutture e ne avevo già parlato di come sono fatte. Ha tre strati sovrapposti. Ah, aspettate che c'è un tapis roulant, così cammina un po' meno. Dicevo, questa parte bianca sono delle tensostrutture, sono delle membrane sovrapposte una all'altra che tengono fuori il rumore degli aerei, la temperatura alta e i raggi UV, mi pare. Oh. Ed ecco che finalmente andiamo a imbarcarci. Sono le mezzanotte e 45 quasi. Primo impatto con Europa e Germania, in questo caso qui siamo a Monaco. Fuori sta piovendo, non so quanti gradi ci sono, ma anche qui nel tunnel fa freddo, ve lo posso assicurare. Si sente subito che non siamo più a Bangkok e comunque in Thailandia. Siamo qui da almeno mezz'ora e non sono ancora arrivati i bagagli. L'efficienza germanica rispetto alla Thailandia. In Thailandia le valigie arrivano subito, non fai tempo a scendere dall'aereo che le valigie sono già arrivate prima di te. Ed eccoci usciti dall'aeroporto di Monaco finalmente. Adesso andiamo a prendere il treno che ci porta alla stazione centrale e poi da lì un treno che ci porta fino a Bolzano. Devo dire che non fa così freddo, pensavo fosse molto più freddo. Sono le 8 di mattina, 8 e mezza quasi in questo momento, e ci saranno 20 gradi, dai, 20 gradi penso. Guardate com'è. Anche qui sopra abbiamo le tensostrutture un po' come c'erano a Bangkok. Non mi ricordo come si fa a prendere il trenino che ti porta alla stazione centrale. L'ho fatto già diverse volte, ma ogni volta mi dimentico. E che ci volete fare? C'ho una memoria. Me lo diceva la mia professoressa di tedesco, a proposito, visto che siamo in Germania, mi diceva che avevo la memoria come una caccola di mosca. Questo per farvi capire l'incitamento che ho avuto per imparare tedesco nella mia vita. Grazie professoressa. Comunque è molto semplice, bastate che seguite questa S verde e poi vi porta giù ai binari del treno. Prima di scendere però dovete fare il biglietto alla biglietteria, che è quella lì, oppure in alternativa la fate qua alle macchinette automatiche, che è molto meglio mi pare. Biglietto fatto, 13 euro come vedete. Ho solo un quarto d'ora di tempo per riuscire a raggiungere il treno e prenderlo. Il biglietto l'ho fatto online e adesso devo fare un po' una corsa contro il tempo con tutte le valigie e ce la faccio, ce la faccio. Vi faccio vedere anche velocemente la stazione di Monaco. Sono un pochino senza fiato. Molto bella, però se devo essere sincero è un po' grigetta rispetto alla mia Thailandia. Poi oggi è anche una giornata grigia perché sta piovendo, quindi non è il massimo del massimo. Adesso devo andare a prendere il treno che va giù a Rimini, quindi se da Monaco dovete andare a Rimini potete prendere questo treno. Qui ci sarebbe anche da comprare qualche cosa, ma anche oggi si mangia domani, perché o mi fermo a comprare un panino o perdo il treno, una delle due cose. Anzi, o mi fermo a prendere il panino e perdo il treno, oppure non prendo il panino e prendo il treno. Se adesso mi sciolgo, adesso cerchiamo di andare avanti, che qui bloccano tutte le carreggiate.